caserne. 27 dicembre 1901 nasce a Schöneberg, oggi quartiere di Berlino, Marlene Dietrich, al secolo Marie Magdalene Dietrich. Attrice e cantante dalla voce sensuale, è considerata un'icona del cinema della prima metà del Novecento. La sua voce culla migliaia di soldati al fronte durante la Seconda Guerra Mondiale. Lili Marlene è la sua canzone eterna, il suo inno personale. Arriva alla fama con il primo film, L'Angelo Azzurro, diretta da Josef von Sternberg, che resterà il suo regista di fiducia. La Dietrich sbarca a Hollywood nel 1930, fa scalpore con Marocco, il film in cui, vestita da uomo durante un'esibizione canora, bacia una donna del pubblico. È il primo bacio omosessuale della storia del cinema. Gigolò è l'ultimo film interpretato dalla Dietrich nel 1979 con David Bowie. Muore a Parigi nel 1992.